Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Oggi. In apertura di questo telegiornale ci occupiamo della città di Salerno perché nel cuore antico della città, come in periferia, alcune zone di Salerno sono invase dall'immondizia. Nelle vie del centro storico di Salerno mancano i cestini per i rifiuti e raramente le strade vengono spazzate. Nella zona orientale invece ci sono sacchetti di rifiuti non ritirati da giorni. Sentiamo. Nel centro storico, come in periferia, da via Duomo a via Mercanti, passando per piazzetta San Giovanniello fino ad arrivare a Sant'Eustachio. In alcune zone di Salerno il comune denominatore sembra essere, purtroppo, l'immondizia. Strade sporche, assenza di cestini, carenza di campane di vetro e d'altro ancora. Il grido di allarme dei commercianti nel cuore della City che lamentano il passaggio troppo sporadico degli operatori ecologici. Nel quartiere Sant'Eustachio i cumuli di immondizia sono fin troppo evidenti. Io credo che quantomeno dei grandi bidoni di spazzatura o come si fa nelle case, dei bidoni portatili davanti ai negozi, agli operatori commerciali, potrebbe essere un'idea, però ripeto, i mezzi e forse gli addetti ai lavori non sono tantissimi rispetto a una città che oltre agli abitanti ha moltissime persone, moltissimi operatori che di morda morde fuggi, quindi appunto, se non c'è cestino, se c'è un punto, un'isola di raccolta, se non c'è una raccolta continua, se non ci sono dei mezzi che spazzano, credo che ci siano ancora dei coriandoli del carnevale scorso per terra, basta guardare un attimo. Purtroppo dobbiamo riscontrare che il centro storico negli ultimi mesi si stanno rilevando gravi problemi di pulizia con tante micro discariche nei vicoli o nelle piazzette. In particolare noi ci troviamo via Mercanti, San Giovanniello è diventata, la situazione è diventata insostenibile, con appunto questa micro discarica dove presumo esercenti della zona o anche forse residenti si sentono legittimati a appunto scaricare i loro rifiuti a cielo aperto. Io sono drastico, credo che a questo punto mancano i controlli, perché al di là della pulizia quotidiana qui c'è necessità di repressione, di reprimere dei fenomeni appunto di rilascio abusivo di questi anche grossi rifiuti, rifiuti solidi di notevole importanza. E ripeto, al netto del quotidiano ci troviamo di fronte a dei problemi tra virgolette straordinari. Ci sono rifiuti molto grandi, per cui anche una volta chiamati viene ripulito, ma dopo una settimana ci si trova con queste montagne, questi cumuli di rifiuti. Inaccettabile per quello che dovrebbe essere appunto il cuore della città. Ma no, non è direttamente sull'attività commerciale, ma è per il decoro pubblico. È brutto pa far passeggiare i turisti, visto che ormai siamo a vocazione turistica, far passeggiare i turisti fra i rifiuti, i mozziconi, che sono incivili quelli che le buttano, però neanche è contemplato che chi dovrebbe toglierli non lo fa. Avete parlato, avete chiesto aiuto alle istituzioni, all'assessore all'ambiente? Soldi non ce ne sono. Purtroppo la risposta ricorrente è quella, quindi niente cestini gettacarte perché bisognerebbe comprarli e non ci sono i soldi, niente lavori, ma io non ci chiediamo interventi straordinari, questo è l'ordinario. Noi paghiamo comunque una tassa sui rifiuti bella alta. Onestamente, io personalmente tra casa e negozio pago 120 euro di spazzatura al mese e dovermi spazzare la strada da solo un po' mi dà fastidio. E preoccupazioni arrivano anche in provincia di Salerno per sospetti casi di coronavirus. Due persone di origini cinesi sono giunte ieri sera all'ospedale Villa Malta di Sarno con sintomi influenzali. È stato attivato subito il protocollo ministeriale previsto per eventuali sospetti di coronavirus. Sono stati effettuati i primi esami. I medici scongiurano comunque qualsiasi allarme. L'uomo non è stato in Cina nell'ultimo periodo, ma la sua compagna è tornata da 10 giorni da una città vicina. One. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Due persone di origini cinesi sono giunte nella tarda serata di ieri all'ospedale di Villa Malta di Sarno con sintomi influenzali. È stato attivato il protocollo ministeriale previsto per eventuali sospetti di coronavirus. Effettuati i primi esami e le radiografie, i medici scongiurano comunque qualsiasi allarme. Sono stati messi in quarantena ed è scattata, come da protocollo, l'allerta con l'utilizzo per tutto il personale sanitario delle mascherine. I due sono stati messi in isolamento e i campioni prelevati sono stati inviati presso
presso l'Istituto Cotugno di Napoli. Dalle informazioni raccolte, l'uomo non è stato in Cina nell'ultimo periodo, mentre la sua compagna è tornata da 10 giorni da una città che dista 400 km da Wuhan, l'epicentro del contagio. Trasferita al Cotugno di Napoli, nosocomio specializzato in malattie infettive e struttura di riferimento regionale per i sospetti di coronavirus, secondo i protocolli previsti. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, è in continuo contatto con i vertici dell'ASL. In questo momento posso dare notizie certe alla città, ha dichiarato il primo cittadino, pregando tutti di non creare allarmismi perché la situazione è completamente monitorata. Il protocollo è stato attivato, sono stati avviati tutti gli esami del caso che al momento hanno dato esito negativo. Ovviamente sono in corso ulteriori aggiornamenti con l'assessore alle politiche sociali, Vincenzo Salerno, il dottor Antonio Bello. Siamo in contatto con i medici per avere ogni informazione certa in breve tempo, così il primo cittadino Canfora. Noi abbiamo parlato con il direttore sanitario, il dottore Rocco Calabrese, quanto mai gentile e cortese e disponibile nei confronti della stampa, il quale ha detto che ha già allestito un'ambulanza con gli operatori specializzati per accompagnare i due soggetti orientali al Cotugno di Napoli. Chiariamo anche che il Cotugno aveva qualche difficoltà nell'accettare i due ammalati, cioè i due personaggi, i due orientali, anche perché i tamponi dovrebbero essere fatti, sviluppati allo Spallanzani di Roma, ma il direttore ha insistito, ha detto che i due hanno necessità di verificare da subito le loro condizioni di salute. È chiaro che l'allarme purtroppo si diffonde subito, le preoccupazioni nascono subito, perché anche noi qui abbiamo delle realtà che sono l'una legata all'altra, e basta solamente un elemento che può diffondere una epidemia che potrebbe creare danni non indifferenti, e noi li abbiamo già vissuti in un recente passato. La direzione sanitaria ha detto che ha avvocato a sé l'informazione, dicendo agli operatori sanitari di questo sito, cioè di Villa Malta, di non rilasciare interviste per non creare, non confusione, ma per non creare informazioni diverse. Ragion per cui noi aspettiamo dalla direzione provinciale della sanità salernitana delle informazioni chiare, precise e utili per informare l'opinione pubblica e rasserenarla. Non è cosa da niente, il problema c'è, è un problema lieve, noi speriamo che sia inesistente, però chiaramente la preoccupazione è sorta in tutti gli apparati, sia quelli sanitari sia quelli sociali. Ragion per cui siamo in attesa che da Salerno provengano adesso informazioni più precise che sappiano rassicurare e tranquillizzare l'opinione pubblica tutta intera. E veniamo alla cronaca, ci spostiamo a sud della provincia di Salerno, dove la Guardia di Finanza ha messo i sigilli ad un'azienda agricola di Albanella perché smaltiva illecitamente i reflui aziendali nel torrente La Cosa, affluente del fiume Calore. È stata sequestrata l'area e denunciato il titolare, impiegato in nero anche un extracomunitario privo del permesso di soggiorno. Il titolare di un'azienda agricola di Albanella è stato denunciato a piede libero per violazione delle leggi ambientali e impiego di manodopera straniera in assenza di un regolare permesso di soggiorno. La Guardia di Finanza di Eboli, a seguito di un controllo per accertare le modalità di gestione dei reflui zootecnici degli oltre 600 capi bufalini allevati, ha trovato che nel sito, con una superficie di circa 22.000 metri quadrati, in assenza di qualsiasi autorizzazione allo scarico del percolato, smaltiva illecitamente reflui aziendali che dopo un lungo percorso sfociavano nel torrente La Cosa, affluente del fiume Calore, tramite un sistema di canalizzazioni interrate collegate a pozzetti appositamente realizzati. Tanto è bastato per far scattare il sequestro dell'intero stabilimento, del valore di circa 450.000 euro. Ad aggravare la situazione poi il rinvenimento sulla sponda destra del torrente di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, tra gli altri inerti di origine edilizia, ferro arrugginito, materiali plastici e scarti di lavorazione di prodotti ortivi, il tutto su un'area sottoposta a tutela paesaggistica e ambientale. Le fiamme gialle hanno poi verificato la posizione dei lavoratori e tra questi è stato rinvenuto un extracomunitario
destinatario di un decreto di espulsione pendente dal 2008 per il quale è stata avviata la procedura di allontanamento coatto. E questa è una notizia che sta facendo tanto discutere. Arrivano le spoglie di Santa Maria Goretti a Capaccio. Il parroco della locale parrocchia, Don Giuseppe Sette, aveva invitato tutte le scuole del territorio a partecipare alla speciale celebrazione, ma la preside ne ha vietato la visita ed è polemica. Sentiamo perché. Raccontare meglio cosa è successo. Sì, allora noi il 29 gennaio abbiamo accolto nella nostra comunità le spoglie mortali di Santa Maria Goretti, che è patrona della nostra comunità. E per l'occasione ho pensato di programmare, di inserire all'interno del programma una celebrazione dedicata ai bambini delle scuole del comune, quindi ho inviato anche tramite l'assessore Picariello a tutte le dirigenti un invito tramite mail per la celebrazione del 31 gennaio alle 10.30 dedicata ai bambini con uno scopo. Il tempo che stiamo vivendo è un po' particolare e una delle motivazioni che ho inserito nell'invito è il fatto che manchiamo in questi tempi di modelli belli da proporre ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, anche nell'ambito dell'opera educativa. Inizialmente avevano aderito tutto, anche la dirigente scolastica di Gromola, per mezzo PEC, quindi posta per certificata, indirizzata a me e al sindaco Alfieri, comunicava che alla celebrazione del 31 gennaio sarebbero state presenti tutte le classi del plesso di Gromola. Se non che giovedì poi 30 gennaio arrivano allarmate delle mamme in sacrestia, io ero in chiesa, sono stato là tutto il tempo della presenza di Santa Maria Goretti, allarmate perché girava voce che la preside aveva impedito la presenza delle scuole a quella celebrazione. Inizialmente io in realtà ho smorzato la cosa, forte della PEC che avevo ricevuto, dicevo guardate, penso sia una bugia o una diceria che gira. Verso l'ora di pranzo mi arriva una telefonata dicendo guardi Don Giuseppe che in realtà è passata una circolare della dirigente in cui, non saprei dire il contenuto specifico, però loro hanno sintetizzato dicendomi la dirigente ha detto che la scuola è laica, quindi non può partecipare a questi eventi. Naturalmente le mamme dei bambini hanno pensato bene alcune di non mandare i propri figli a scuola e altre alle 10, prima dell'orario della celebrazione, hanno preso i bambini dalla scuola e l'hanno portato in chiesa. Sono più indignato che arrabbiato, indignato e soprattutto dispiaciuto perché non si è colta l'opportunità di trasmettere un messaggio importante ai bambini, soprattutto da parte di chi istituzionalmente ha questa grave responsabilità di proporre modelli belli, di proporre modelli buoni e soprattutto di accompagnare questi bambini nel loro percorso di crescita non solo intellettuale ma anche umano, prima di tutto. La cosa che mi ha indignato è proprio il ripensamento, che sembra quasi fatto per ripicca, non vorrei capire, perché fosse stato anticipato quel gesto da una telefonata al parroco dicendo guardi, noi per vari motivi non possiamo, avrei anche capito, forse avrei anche smorzato la cosa con i genitori, avrei cercato di giustificarla, ma non credo che in questo caso ci sia giustificazione, perché laicità, che significa laicità a questo punto? Se poi diciamo che dopo, alla fine della celebrazione, mi sono recato presso Piazza Santini per la benedizione della casetta dell'acqua, in cui era chiaro che ci sarei stato io per la benedizione, e c'erano i bambini del plesso di Capaccio Scalo che sono guidati dalla stessa dirigente ed erano là presenti, hanno pregato con me il Padre Nostro, hanno fatto il segno della croce e hanno ricevuto la benedizione. E ci spostiamo ora ad Agropoli. Avviso di conclusione di indagine per il consigliere comunale Gisella Botticchio, accusata di oltraggio a pubblico ufficiale. I fatti per i quali l'esponente della Lega rischia il processo risalgono al 16 agosto dello scorso anno. Durante dei controlli da parte dei vigili urbani di Agropoli, all'interno di un locale sito nei pressi del porto turistico, emersero delle irregolarità relativamente alle emissioni sonore. Sentiamo la ricostruzione di quanto accaduto in questo servizio.
Il consigliere di minoranza del comune di Agropoli, Gisella Botticchio, rischia il processo per le accuse di oltraggio a pubblico ufficiale. Le accuse sono relative a fatti accaduti ad agosto dello scorso anno, quando la Botticchio venne querelata dai vigili urbani di Agropoli in seguito ad alcuni atteggiamenti e toni oltraggiosi nei confronti delle autorità. I vigili urbani agropolesi, durante dei controlli ad un locale situato in zona porto, rilevarono delle violazioni per via della musica troppo alta, ma anche per l'abusivismo del luogo di intrattenimento. La consigliera Botticchio era presente durante i controlli, si comportò in modo ostile con gli agenti, riferendosi a loro con parole riguardose e inadeguate. I vigili urbani presentarono la querela nei confronti della Botticchio al comando dei carabinieri di Agropoli e ora, ad indagine chiusa, la consigliera dovrà rispondere dell'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale. Si attende la decisione del GIP. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, ha ottenuto, dopo un incontro avuto col direttore generale dell'ASL di Salerno, Mario Iervolino, l'impegno al potenziamento del pronto soccorso di Battipaglia, che attualmente opera in carenza di organico, pur garantendo l'assistenza ad una vasta popolazione che nel periodo estivo raddoppia addirittura. Sentiamo. Un nuovo incontro per avere rassicurazioni e impegni da parte dell'ASL Salerno per il potenziamento dell'ospedale Santa Maria della Speranza. La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, fa il punto dopo l'ennesimo vertice in questi mesi con il direttore generale Mario Iervolino. Sul tavolo ci sono le carenze di personale e strutturali del nosocomio battipagliese. Una prima risposta, assicura in una nota la Francese, sarà data dall'assunzione a breve di 2 o 3 anestesisti al fine di potenziare il reparto di terapia intensiva. Si è parlato della necessità di potenziare anche la neonatologia per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di una vasta popolazione che fa riferimento al punto nascita, facendo partire a breve il concorso per ostetriche, oltre alla necessità di implementare il servizio di pneumologia. Procedono nel frattempo i lavori di ristrutturazione del reparto di medicina nucleare, la cui attività è stata sospesa da diversi anni per adeguamenti strutturali. L'utenza potrà usufruire, scrive la Francese, di una tecnologia di elevata qualità per l'esecuzione di esami scintigrafici. Nello stesso reparto infine sarà realizzato un centro PET-TC, esame divenuto indispensabile nello staging e nel follow-up delle patologie oncologiche e nella valutazione delle patologie infiammatorie e cardiovascolari. Mettere in sicurezza il costone di Monte Albino, quello che sovrasta la strada che conduce al Santuario della Madonna dei Miracoli a Nocera Inferiore. Sono in tanti a chiedere la riapertura del luogo sacro. Sentiamo. Sono i fedeli a chiedere un intervento urgente e risolutivo. Il Santuario della Madonna dei Miracoli, che domina la città di Nocera Inferiore da Montalbino, è da troppo tempo chiuso. La ripida strada che conduce al luogo di culto è chiusa da 4 anni a causa di una frana e il pericolo che qualche masso roccioso possa cadere sulla strada e compromettere l'incolumità dei passanti persiste. Il santuario, così come praticamente oggi, risale al 1500. Prima ancora l'area ospitava un'antica cappella che recava un'immagine della Vergine ritenuta miracolosa. Fu in origine meta di riposo per i contadini dell'agro nocerino che si recavano verso il mercato di Amalfi per vendere i frutti della propria terra. Si trattava di un punto di ristoro per le bestie da soma che si abbeveravano presso le diverse fonti di cui la zona è ricca. Il santuario rientra a pieno titolo nelle manifestazioni religiose non del periodo pasquale, in particolare il lunedì in Albis con la gita fuori porta e la tradizionale processione dei santi Eligio e Emidio, sino alla benedizione dall'alto all'intera valle da parte del vescovo. Da alcuni anni questo non è più possibile a causa del divieto di transito che vige lungo i tornanti ed ora i fedeli chiedono una soluzione. Temono che l'oblio possa far dimenticare sia la Chiesa sia le tradizioni. Il problema è economico. L'amministrazione comunale ha nel cassetto un progetto di messa in sicurezza di circa 1,5 milioni di euro, una cifra difficile da reperire. Le sollecitazioni dei cittadini hanno spinto le forze politiche ad individuare una possibile soluzione affinché il progetto venga rivisto e possa essere finanziato dalla Regione Campania.
Nei giorni scorsi si è tenuta una riunione al municipio a cui hanno partecipato il sindaco Mario Torquato, il dirigente del settore ambiente Antonio Fontanella e il presidente della commissione consiliare lavori pubblici Giancarlo Giordano. L'obiettivo è individuare una strategia per superare il problema dei costi. È stato effettuato anche un sopralluogo sul costone a rischio da parte di due tecnici con l'utilizzo di un drone. È stato individuato un punto critico su cui poter intervenire con costi molto più bassi in attesa di un'opera più massiccia, così come immaginato dall'impresa specializzata che ha partecipato al bando comunale. Nel frattempo la strada può essere riaperta, una soluzione simile a quella adottata a Cetara dopo le frane dovute al maltempo dei mesi scorsi. In attesa della soluzione, che non è facile, i fedeli pregano la Vergine che possa fare un nuovo miracolo. Ed ora è il momento di dare uno sguardo alla nostra rubrica, alla pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Roman Polanski, L'Ufficiale e la Spia. 3D spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Per la rassegna di teatro comico Una risata allunga la vita, organizzata dal Teatro San Paolo e la compagnia Nuova ed Utipe, sabato e domenica al Teatro San Paolo di Via Tevere a Pontecagnano Faiano, la compagnia Gabbiani mette in scena Due comici in paradiso di Biagio Izzo e Bruno Tabacchini per la regia di Matteo Salzano. L'appuntamento sabato alle 20.45 e domenica alle 19.30. Per informazioni 339 53 61 055. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E parleremo di sport, di Salernitana in modo particolare subito dopo la pubblicità, ma prima diamo un'occhiata alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tra poco. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka, i sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E ci occupiamo ora di basket, perché non conosce sosta il campionato di Serie 2 che procede spedito verso la conclusione della regular season. Neanche il tempo di smaltire l'amarezza per la sconfitta interna contro Roma, che già c'è un'altra gara all'orizzonte per la Givova Scafati. Domani sera la squadra allenata da Giovanni Perdichizzi sarà impegnata sul difficile campo di Rieti per un vero e proprio spareggio playoff. Allora, sì, ci aspetta una partita assolutamente difficile, perché comunque loro sono una buona squadra, difatti hanno una buona classifica e soprattutto hanno un fattore campo molto importante che io conosco bene, avendo giocato lì, e so cosa vuol dire giocare al Palla Sojourner, e so cosa vuol dire giocare al Palla Sojourner dopo magari una prestazione opaca come hanno fatto loro a Biella. Quindi daranno il 110% sicuramente, noi dovremo essere bravi a spingere e cercare di portare la partita sui nostri binari. Sicuramente loro hanno una squadra che ha vari punti di forza, dai due diciamo stranieri, Raffa e Cannon, che sono due giocatori che conosciamo molto bene e sicuramente di prima fascia, possono contare sull'esperienza di Passera
è un giocatore come Stefanelli, in più un nucleo diciamo, di giovani che comunque possono fare delle ottime partite, quindi per noi non sarà assolutamente una gara facile. Una gara da dover vincere per riscattarsi anche lontano dal Palamandolo e per continuare la marcia di avvicinamento ai playoff. Assolutamente sì, perché venivamo da 3 vittorie, dovevamo fare la quarta in casa e purtroppo ci è mancato proprio quel passo diciamo, per dare un bel colpo alla classifica. È una cosa che ci è già capitata questa stagione, sulla quale dobbiamo lavorare, perché è stato un passo falso abbastanza grave, però abbiamo la fortuna di giocare subito e quindi cerchiamo di riprenderci. E con il basket si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, in ogni caso vi rimando alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Grazie come sempre per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.